Eccomi pronto, siamo in diretta. Aspettiamo che si colleghino altre persone, vediamo quante ce ne sono. Faremo un impasto per pizza a casa, come quello che facciamo noi in pizzeria. Aspettiamo che si colleghino altre persone e vediamo un po' quando iniziare. Vediamo, siamo ancora pochi, vediamo un pochettino. Allora, volevo aprire una parentesi. Vediamo. Allora, in questo momento apriamo una parentesi riguardo i lieviti. Il lievito. Allora, in questo momento si fa fatica a trovare lievito in giro. Potete prendere anche il lievito, quello secco, quello disidratato. Il lievito disidratato è sempre un lievito istantaneo di birra. È uguale, identico, però cambiano un po' le proporzioni. Giusto per capire. Il lievito secco è a questa consistenza, cioè disidratato. Questi sono 2 grammi. Allora, nel caso voi usate un lievito fresco, io ho usato 2 grammi, la proporzione è 1 a 3, cioè io ne uso 2 di questo secco, voi ne dovete usare 6 fresco, e la proporzione è quella là. Se ne usate di più, poi facciamo i nostri calcoli. Allora, questo lo trovate in qualsiasi tipologia di negozio, market, dappertutto. Io lo uso da quando ho iniziato la mia carriera da pizzaiolo, e questo è mezzo chilo. Mezzo chilo a me dura più di un mese. Mettetelo sempre in frigorifero, lontano da fonti di calore, e vi durerà sempre, e rimarrà sempre integro come prodotto. Va bene, allora iniziamo. Farina macinata tipo 1. La troviamo da qualsiasi parte, è una farina poco raffinata. In commercio, come ben sappiamo, abbiamo la 00, la 0, macinato tipo 1, macinato tipo 2, poi abbiamo le integrali, le cereali e le semole. Poi ci sono le semole, semole rimacinate e grano duro. Allora, questa è una macinata a pietra, facciamo un impasto con macinata a pietra. Allora, partiamo dalla farina, poi vi dico la ricetta alla fine. Allora, 1,7 kg di farina, 2 grammi di lievito nella farina. Mescoliamolo insieme, ossigeniamo la farina. Dopo io le aggiungo anche, nel mio impasto da pizzeria no, però a casa, per avere un po' più di colore nel bordino, nella cottura, perché avendo un forno elettrico che arriva a una temperatura massima di 240 gradi, non si colora bene il bordino. Allora noi aggiungiamo un pizzico, 20 grammi di zucchero. Lo mettiamo insieme al lievito e la farina. E lo mescoliamo insieme. Dopodiché, su 1 litro d'acqua che stiamo utilizzando, che è una base di ricetta, 1 litro, gli aggiungiamo 1 litro d'acqua, 1,7 kg di farina. Allora, la farina l'ho messa tutta insieme al lievito, lo zucchero. Adesso aggiungiamo l'acqua, apriamo un po' al centro così, facciamo un vulcano e lo mettiamo al centro così. Non la mettiamo tutta, la mettiamo poca alla volta, così si forma pian piano la maglia glutinica. E andiamo a mescolare così grossolanamente. Togliamo questo. Guardiamo un po'. Poi vi spiegherò i tempi di lievitazione e anche la cottura alla fine nel vostro forno. Aggiungiamo altra acqua. Cercate di fare un impasto bello, omogeneo, senza grumi. Lavoriamolo energicamente dopo sul banco. Dite perché stai usando un cucchiaio in legno così, oltre per non sporcarmi le mani, per facilitarmi lo staccamento da questa bowl,
Dopodiché lo passeremo sul banco a lavorarlo. Ecco qua, già si sta formando la sua maglia glutinica. È così grosso ano in questo momento, guardate, si presenta in questa maniera. Procediamo ancora con la lavorazione. Il sale va messo sempre lontano dal lievito, dagli agenti lievitanti, perché fanno da contrasto insieme. Oltre che il sale messo col lievito insieme rallenterebbero la vostra lievitazione di questo impasto e renderebbe un impasto poco alveolato, poco cresciuto. Però di crescere cresce, ma il prodotto finale non è sempre lo stesso. Allora è preferibile mettere il lievito all'inizio e il sale verso gli ultimi 5 minuti di lavorazione. Se usiamo una planetaria e quant'altro, noi stiamo usando, lo stiamo facendo a mano. Allora, io aggiungerei anche la mia percentuale di grasso. Noi usiamo olio extravergine d'oliva. C'è chi usa strutto, c'è chi usa altre tipologie di olio di semi. Noi usiamo olio extravergine d'oliva. In percentuale 50 ml, 50 grammi di olio, non è la stessa cosa, però io l'ho misurato, è 50 grammi di olio, sempre al litro d'acqua, e lo possiamo versare tutto insieme. Adesso partiamo energicamente, senza più cucchiaio, con le mani. Adesso vi farò vedere come l'impasto con il macinato 1 risulterà un po' più scuro, perché all'interno il chicco di grano non viene decorticato tutto, non viene raffinato, e viene lasciato un po' di parte della crusca. E questa parte della crusca prima veniva vista come diciamo come una parte da rifiuto del chicco di grano, cioè da buttare. Però no, perché lì ci sono tutti i principi nutritivi, i sali minerali e tutto quello che il chicco di grano ha bisogno. Allora, aggiungere un altro po' di acqua. Un po' di acqua per metterci il sale. Il nostro sale è 50 grammi di sale al litro d'acqua, che può variare sempre dalle stagioni. Più caldo fa, io aggiungo un po' di sale per far rallentare un po' la lievitazione, ma un massimo di 50 grammi. Noi possiamo metterci anche un 40. Io ho messo 50 in questo momento, va bene lo stesso. Mettiamo tutto, facciamo un po' di spazio. Eccolo qua. Allora, quando l'impasto ti risulta in questa maniera, vi risulterà in questa maniera, lo poggiamo sul banco lavoro. Allora, questa possiamo spostare, diamo un po' di spolvero di farina e andiamo, e la lavoriamo in questa maniera. Non so se si vede, certo, sì. Qua, un po' di spolvero. Vi diamo un'idratazione al 60%, cioè l'idratazione è la percentuale di acqua che abbiamo usato per fare questo impasto. Cioè l'impasto, io dico un po' più idratato, diciamo un po' più soffice. Pistolato, mi ha dato un messaggio vocale. Sta guardando la diretta, vuole una pizza a domicilio di mattina. Eccoci qua. Energicamente, gli diamo sempre delle pieghe, prendiamolo, lo portiamo davanti e gli diamo. Io sono abituato a fare impasti sempre con l'impastatrice, però in questo momento, per farvelo vedere, lo facciamo a mano. Eccolo qua. Ho messo il sale alla fine, dunque lo facciamo bello sciogliere nell'impasto, e così un attimino che vi spiego tutto.
Eccolo qua. Ha bisogno un altro 2-3 minuti di lavorazione, eh? Però risulterà così l'impasto. Questo è l'impasto, tutti questi puntini neri è la parte cruscale del chicco di grano dove non è stata decorticata dalla macinato tipo 1. Allora, eccolo qua. Questo momento prendiamo il farina, lo rimettiamo nella bowl e lo lasciamo riposare per un'ora. Per un'ora chiuso o con un canovaccio o da una pellicola. In questo modo, così, beh, poi l'ho chiuso meglio. Io ce l'ho già pronto l'altro, eccolo qua, come per magia. Allora, passate la nostra prima ora di puntata, io la chiamo puntata, cioè per far sì che la maglia glutinica si sta, si diciamo, aspetta un attimino che tolgo questo, la maglia glutinica si rilassa. Perché è stata stressata parecchio durante la lavorazione, allora per far sì che l'impasto poi non risulti molto nervoso, lo lasciamo riposare un'ora. Un'ora di puntata, dopodiché prendiamo il nostro impasto e ci facciamo le nostre porzioni, cioè ci facciamo le palline, le nostre pizze che dobbiamo dare. Calcolando che io la faccio da 210 l'impasto. Allora, la chiudiamo in questa maniera. Eccola qua. E poi le lasciamo, nel caso mio li metto in un telaio. In un telaio. Nel caso vostro lo potete mettere anche sempre in una teglia dove lo dovete sempre coprire, oppure metterci su anche un filino d'olio. Dopodiché, quando l'impasto risulterà, dopo 6 ore, risulterà raddoppiato, lo prendete, lo mettete in una vostra teglia, tonda, in un ruoto, non so come lo chiamate, lo oliate, la mettete a 100, la stendete, vi mettete il vostro pelato e la lasciate un altro po' riposare. Dopodiché, con forno, vi faccio rivedere, con un forno ben caldo a 240 gradi, dovete, prima per riscaldarlo, quando è arrivata a temperatura, l'impasto l'avete messo solo il pelato o il condimento, senza mettere la mozzarella. La mozzarella verrà messa gli ultimi 3-4 minuti di cottura, altrimenti si brucerà. Poi il prodotto finito, dopo vedete voi la cottura. La cottura prevale, secondo me, un 10 minuti, anche meno. Dipende anche da che forno avete a casa. Comunque, ragazzi, per qualsiasi informazione io sono completa a vostra disposizione, potete contattarmi. Adesso vi do la ricetta. Un litro d'acqua, partiamo dall'acqua. Un litro d'acqua, 1,7 kg di farina, 50 g di olio, 2 g di lievito disidratato o lievito di birra quello fresco. Io ne ho messi 2 g, voi ne mettete 6 g. Poi ho messo 25 grammi di zucchero e il sale, vabbè, alla fine ho dai 40 ai 50 grammi. Energica, poi tutto il procedimento l'avete visto. Un abbraccio e poi ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.